Ciao a tutti e bentornati su DriveK. In questo video, come avete visto dal titolo, confronteremo la BMW Serie 1 e la Mercedes Classe A per cercare di capire quali sono le differenze, qual è il carattere principale di queste auto e quale selezionare in base, insomma, alle vostre preferenze. Sul nostro sito, come al solito, seguendo il link in alto a destra, troverete poi tutte le informazioni di listino, offerte commerciali, dotazioni. Avrete anche possibilità di confrontare le auto, non solo tra di loro, ma anche con tutte le vetture in vendita in Italia. Insomma, davvero tutto quello che vi serve per scegliere al meglio la vostra prossima auto. BMW Serie 1 con la nuova generazione ha cambiato del tutto forma. Dal muso lungo e basso e l'abitacolo spostato verso la parte posteriore, portati dal motore e cambio longitudinali, si è passati, purtroppo, ma questa è una mia opinione personale, ad un frontale più alto e tipico doppio renny di grandi dimensioni. Il posteriore rimane tagliato di netto, come tutte le berline 5 porte. Ovviamente stesso tipo di carrozzeria per la classe A, che ha seguito una strada simile alla BMW Serie 1. In che senso? Beh, stravolgendo le linee tese e nervose della generazione precedente, passando ad una carrozzeria con un disegno più morbido ed elegante. Quale preferite tra le due? Fatecelo sapere nei commenti. Per quel che riguarda gli interni, le due auto seguono una filosofia molto simile. Infatti abbiamo un sistema di infotainment e una strumentazione completamente digitali. Ci sono varie configurazioni da questo punto di vista, ma ne parleremo tra pochissimo. Un'altra cosa da sottolineare però sono gli interni e la loro qualità. In effetti la classe A è secondo me un gradino inferiore rispetto alla serie 1, infatti quest'ultima ha mediamente degli assemblaggi che sono superiori. Ti dà una sensazione più di premium l'abitacolo della serie 1, questa è una mia opinione personale chiaramente, non so se ci siete saliti su entrambe e cosa ne pensate voi, però probabilmente dalla classe A ci si aspettava qualcosina in più per l'utilizzo di materiali che fossero un po' più piacevoli al tatto e anche di qualche assemblaggio che a mio avviso doveva essere curato meglio. Per quel che riguarda poi l'aspetto della guida, beh, qua si apre un capitolo completamente a parte. Non starò qui ad elencare tutte le motorizzazioni disponibili, le trovate sempre, come vi dicevo all'inizio, sul nostro sito. Vi basterà cliccare qua sul link in alto a destra e lì troverete tutte le informazioni necessarie proprio per sapere quali motorizzazioni ci sono e anche le combinazioni tra trazione e cambio. In effetti sia per la classe A che per la serie 1 abbiamo a disposizione diverse combinazioni con delle motorizzazioni diesel e benzina e anche ibride plug-in nel caso della classe A, che già dispone appunto di questa motorizzazione ibrida ricaricabile, ma abbiamo anche la possibilità di avere una vettura che ha a disposizione la trazione integrale e anche un cambio automatico. Nel caso della serie 1 e anche nel caso della classe A si arriva fino ad 8 marce a seconda delle motorizzazioni selezionate. Per quel che riguarda la guida, la serie 1 è più sportiva ma soprattutto è anche più confortevole dal punto di vista acustico e anche delle sospensioni. Non è mai troppo rigida sulle buche ed è una vettura che si guida davvero molto bene. La classe A dal canto suo ha un cambio spettacolare, dalla sua in effetti il doppio frizione di Mercedes lavora davvero benissimo anche sui motori montati trasversalmente, non soltanto sui longitudinali come avviene ad esempio su classe C. È più confortevole come automobile ma è un po' meno rifinita dal punto di vista dell'insonorizzazione acustica e anche qui insomma è più confortevole, è una macchina che effettivamente si lascia guidare quantomeno sulle versioni più accessibili. Poi ci sono ovviamente le versioni più sportive e lì le differenze si assottigliano tra le due, però è anche vero che nelle versioni normali la serie 1 esce comunque con qualcosa in più. Questa è una cosa che ci tengo a sottolineare in questa comparativa. Una cosa importante che ci tengo a sottolineare sulla classe A, come potete vedere dal nostro sito andando quassù in alto a destra, scoprirete che le motorizzazioni disponibili a benzina sulla classe A sono un 1300 e un 2000. Ecco, il 1300 sicuramente lascerà all'inizio un attimo spiazzati perché chiaramente uno si può aspettare anche una cilindrata superiore, però è anche vero che vanno provate queste auto perché effettivamente le nuove motorizzazioni riescono ad avere un ottimo livello di performance, quindi provatele, non partite per venuti perché potreste effettivamente trovare anche delle buone offerte in concessionaria e potreste anche avere un'automobile che effettivamente poi risponde comunque alle vostre esigenze. La nuova BMW Serie 1 ha due sistemi multimediali a disposizione: il BMW Live Cockpit Plus con strumentazione digitale ed analogica e navigatore da 8,8 pollici e anche il BMW Live Cockpit Professional. Quest'ultimo ha a disposizione una strumentazione completamente digitale oltre che uno schermo del sistema di infotainment di più grandi dimensioni. Oltre che la dimensione dei pannelli video, si distinguono anche per una porta USB aggiuntiva e la presenza su quest'ultimo, il Professional, dei comandi vocali naturali con attivazione Ciao BMW. In entrambi i casi abbiamo la connessione ad internet e tante funzioni tecnologiche basate su connessione internet integrata con giga illimitati. Si possono utilizzare anche l'app delle notizie, il meteo e anche le ricerche online per visualizzare sempre tutte le informazioni quando sarete in viaggio. Stando alle ultime notizie, da metà luglio sarà disponibile anche Android Auto con connessione wireless. Per quel che riguarda i sistemi di assistenza alla guida, la serie
Serie 1 offre le tecnologie più diffuse di sicurezza attiva, tra cui la frenata automatica e il controllo dell'angolo cieco. C'è il mantenitore attivo di corsia, ma non il centraggio continuativo, che permetterebbe all'auto di effettuare, ad esempio, una coda in autonomia. Quest'ultimo lo troviamo invece sulla classe A, davvero una manna dal cielo quando si tratta di effettuare code in tangenziale o in autostrada. La classe A ha funzionalità simile alla BMW per i sistemi multimediali ed offre anch'essa più configurazioni possibili, dal doppio schermo a 7 pollici di strumentazione e navigatore ad oltre 10 pollici per entrambi. Il sistema MBUX ha stravolto il concetto di tecnologia in auto ed è stato il primo a offrire comandi vocali naturali. Con l'utilizzo, l'intelligenza artificiale del sistema MBUX di serie sempre tranne che sull'allestimento base apprende le vostre abitudini e impara a riconoscere sempre più comandi. Questo permetterà con il tempo di rendere l'integrazione uomo-macchina ancora più intuitiva. Non mancano poi, come sulla BMW, anche i servizi di news e ricerca punti di interesse online e meteo in tempo reale. Qual è il migliore dei due? Sicuramente MBUX ha rivoluzionato il concetto di tecnologia in auto, come dicevamo, ma è anche vero che ha molte funzionalità e questo in marcia porta anche un po' a distrarsi per certi aspetti. È vero, puoi sempre comunque richiamare alcune delle funzionalità tramite i comandi vocali, ma è anche vero che è una cosa che puoi fare anche in maniera molto semplice su BMW, la quale tra l'altro continua ad offrire anche un sistema che è vero, è meno evoluto, meno articolato per certi aspetti, però rimane comunque molto facile da utilizzare ed è probabilmente il migliore in circolazione, o comunque veramente se la batte con pochi altri per quel che riguarda la fluidità, le funzionalità e anche l'efficacia dei comandi vocali, i quali stanno diventando sempre più importanti, sempre più fondamentali per garantire la sicurezza e anche per potersi muovere tra le decine di funzionalità di tutti questi sistemi. E secondo me qua diciamo che arriviamo a battercela alla pari tra le due, perché abbiamo la classe A che gioca decisamente più sull'effetto wow e su tantissime funzionalità e questi comandi vocali molto evoluti, e anche la serie 1 che è molto più conservativa come impostazione dei doppi schermi, però devo dire che riesce effettivamente ad essere più efficace, più sul punto nel momento in cui si tratta di usare un sistema anche in mobilità. E infine uno degli elementi cruciali, la praticità e il bagagliaio. La serie 1 arriva a 380 litri nominali per il bagagliaio, ma il doppio fondo della nostra prova si è rivelato poco pratico perché riduce lo spazio utilizzabile. Vi rimando alla descrizione di questo video per il link alla recensione completa. Per quel che riguarda lo spazio a disposizione è superiore rispetto a quello di classe A, soprattutto per i sedili posteriori. La classe A infatti è spaziosa all'anteriore, mentre al posteriore non offre lo stesso livello di spazio ai passeggeri. Il bagagliaio è di 355 litri, sufficiente per far stare 4 valigie di varie dimensioni. In descrizione di nuovo il link al nostro approfondimento. Sono due auto eccezionali dal punto di vista della sicurezza, della tecnologia e anche della dinamica di guida, ma è anche vero che in questo segmento i prezzi cominciano a diventare davvero impegnativi, soprattutto se si parla di premium. Possiamo metterci anche dentro l'Audi A3, che ad esempio è stata rinnovata da poco giusto per comporre il trio germanico premium. Però è anche vero che sempre più spesso alcuni produttori riescono ad offrire dei prodotti davvero interessanti, costano meno, ovviamente hanno un brand meno potente, ma non hanno niente da invidiare per quel che riguarda proprio diciamo quello che abbiamo detto, quindi sicurezza, tecnologia e dinamica. Vorrei sapere da voi cosa ne pensate, qua sotto avete il box dei commenti, se vi va potete anche condividere questo video con i vostri amici, magari non ci conoscono ancora e gli farebbe piacere conoscere il nostro canale, o magari semplicemente vogliono sapere qualche cosa in più proprio su queste due vetture, BMW Serie 1 e Mercedes Classe A. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre questo DriveK, mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao!